Ma aspetti, bentornati cari, bentornati sul canale di Beduino. Siamo tornati in live sul canale di Beduino, siamo al Teatro Massimo, speriamo che la situazione migliori, si sistemi. Aspettiamo che le persone arrivino, ritornino. In questo momento però vedo che si vede molto più scuro, molto più sistemato rispetto a prima. Oh, finalmente rieccoci. Io sono andato, ho staccato, sono ritornato in live, però mi sa tanto che voi non avete visto niente, non ve ne siete nemmeno accorti. Io ho fatto pure uno stacco di rete, ho fatto un rientro di rete. Comunque ci troviamo sempre al Teatro Massimo di Palermo, sperando che non lagga più, perché già mi ha rotto i coglioni. Diciamo che nel frattempo ci passiamo. Samu, dimmi tu se si vede bene, se si sente bene nel frattempo. Dimmi tutto, dimmi se si vede bene, se si sente bene, se va bene. Ragazzi, ahimè, ho visto una cosa poco fa. Sì, tutto a posto, ok, non lo toccherò più. E ora aspettiamo che magari rientra qualcuno in questa cosa. Ragazzi, io non toccherò più la videocamera qua, perché io ho paura che comunque in centro a Palermo è un po' impossibile fare live, perché ci sono milioni di telefonini, milioni di persone che scrivono, che fanno un macello, e onestamente è un macello, onestamente è un macello. Vedremo. Nel frattempo aspettiamo che ritorni qualcuno, sempre che qualcuno rientra. Speriamo più che altro che la gente capisca che deve refreshare la pagina, oppure deve ripassare per ritornare sul canale. Veramente, io questa è una cosa che non ho mai potuto capire. Cioè, se io ti dico sto tornando, non passa mezz'ora, possono passare 5 minuti, ma tu nel frattempo, invece di andarti a vedere un'altra live di un'altra cosa, cazzo, fallo un refresh della mia pagina per vedere se per caso sono rientrato in live o meno. No, niente, sembra che devono fare la scissione dell'atomo certe persone. Ma comunque, con questa ultima affermazione, ora io direi che è meglio che passiamo un po' di minuti a guardarci un po' in giro, guardare un po' di situazione, un po' di fagiana passante, e siamo qui sempre sul canale a Palermo, di fronte al Teatro Massimo, che chiacchieriamo e facciamo un po' di discussione. Sicuramente è una cosa molto divertente questa cosa che io vi sto proponendo, a me mi casa tantissimo, però ahimè devo dire che comunque le persone sembra che piacciono, sembra che non piacciono. Perfetto, grazie a tutti gli amici che stanno mandando le notifiche su Telegram e su Discord. Speriamo che questo spinga le persone a tornare. Vi invito nel frattempo a... vabbè, sei solo tu, quindi è inutile che faccio tutta la discussione. Mica, ragazzi, c'è caldo e ho sete. E non ho manco un euro in tasca per andarmi a comprare una cazzo di bottiglietta d'acqua. Ma che cazzo devo dire? Iron, benvenuto caro, bentornato sul canale. Come stai? Bravo caro, grazie Samu, sempre grande. Ciao Iron, allora oggi finisce tutto. Ebbene sì ragazzi, stasera fino a mezzanotte in teoria c'è tutto i gighi limitati. Dalla mezzanotte di questa sera ritorniamo con solo 20 giga, quindi ragazzi sicuramente
Faremo live da casa, ma le live in esterna saranno totalmente ridotte all'osso. Faremo, soprattutto lo utilizzeremo, magari io spero almeno una volta a settimana di poter andare in live in IRL e portarvi questo contenuto. Spero che non me ne vogliate, soprattutto spero che non me ne vogliate, e spero che questo vi possa spingere comunque in un certo modo a capire un po' la mia situazione. E soprattutto, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Se volete che Beduino torni a fare l'IRL e porti le cose per Palermo, io vi invito a donare, perché l'unica soluzione è quella, ragazzi. Donate. Che Beduino fa la live, si può pagare l'abbonamento dei giga illimitati e risolviamo il problema. In ogni caso, ormai per stasera ci divertiamo, non ci pensiamo, ci facciamo quest'ultima serata in allegria, in simpatia. Iron, com'è la situazione? Com'è andata la tua giornata oggi? Io spero che... Io domani, ragazzi, domani mattina devo risolvere una cosa, devo capire una cosa di Vodafone, però per fortuna forse posso non togliermi, perché non me ne posso fare a meno, o forse riesco a tenermi anche internet a casa. E se non dovessi, ragazzi, potermi tenere nemmeno internet a casa, ovviamente, ragazzi, io mi sposterò a fare live, dovrò passare ad altri social per fare le live, come vengono vengono. Certo, non saranno delle stesse prestazioni di Twitch, anche se, ragazzi, io non voglio dare tutta la colpa a Vodafone, probabilmente il problema è proprio Twitch, perché comunque i server di Milano hanno sempre problemi, e non solo. Quindi, ragazzi, come viene si racconta. Noi siamo qui, noi ci proviamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo di rilassarci, perché è la cosa che ci riesce meglio, è la cosa che ci permette di passare del bel tempo assieme. Ragazzi, io, se tutto va bene domani, che dovrebbe essere tipo mercoledì, giovedì, io domani mattina, se mi acchiappa il pallino, me ne vado a mare, ma faccio un bagno, perché minchia, veramente fa caldo. Va bene che io sono seduto a terra sopra, come vedete, sul marciapiede in un'isola pedonale, però onestamente fa caldo, fa troppo caldo, ragazzi, fa veramente troppo caldo. E niente, che dobbiamo fare queste? Ragazzi, ma che vi siete ammutoliti tutti in un colpo, vi siete rattristiti per le novità? Ragazzi, la vita è questa, the show must go on, noi cercheremo sempre di pompare avanti questo canale. Quindi tra 3 minuti finisce tutto. Ma guarda, fra 3 minuti io non lo so che cosa succede. In teoria era puntato per giorno 29. Non so se è all'inizio, comunque dovrei avere i famosi 20 giga, comunque ce li dobbiamo avere, quindi in teoria non dovremmo avere qualche disconnessioni o cose. Quindi dovremmo continuare ad essere in live. Però vedremo, fra 2 minuti vedremo di che morte moriamo. Ragazzi, che dire, serata tranquilla, serata serena. Noi siamo qua, come viene si racconta, e che Dio ce la mandi buona, si dice. E che Dio ce la mandi buona. Minchia, certo che ci sono certe persone a Palermo che sono assurde. Forse. Bene, ragazzi, dai, argomentiamo un pochettino. Quindi, che ne pensate di questa situazione del Teatro Massimo di Palermo?
di questa mia idea di fare live in mezzo alla strada. Speriamo di no. Lo so, io pure spero che le cose vadano meglio, però ragazzi, è anche un po' nelle vostre mani, ragazzi, è tutto un po' nelle vostre mani. Io, va bene che lo streamer comunque deve investire, ma per investire lo streamer deve anche guadagnare. Se lo streamer non guadagna non può. No, ma ora ti devi fermare per forza. No, no, è regola. No, vieni, vieni qua. È regola. Intanto piacere, io sono Beduino Ruben. Sei ma chi è? Sei tu. Sei in live. Allora, mi aspettano. Un secondo. No, veramente. Va bene, ciao. Niente, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Speriamo di nove. Ragazzi, è stato fugace, è stato intenso, è stato bello. Mi dispiace per te, ma almeno ti posso dire che sei un gran pezzo di fagiana. Quello che avete sentito, il botto, non è un attentato, ma è una bottiglia per festeggiare sicuramente il compleanno di qualcuno. E va ben così, e va ben così. E andiamo avanti, e andiamo avanti. Ragazzi, ci troviamo sempre qua. Allora, argomentiamo. Ragazzi, io devo dire la verità. Sono contento comunque che c'è questa situazione, che ci stiamo divertendo, che comunque vi piace questa situazione. E va bene. Va così. Ragazzi, che cosa dire? Tornando al discorso dei soldini, ragazzi, io vi invito veramente, se potete, ad aiutarmi. Già stasera abbiamo avuto una donazione di un amico che ha donato un caffè. Noi lo ringraziamo tanto, perché i soldi non cascano giù dall'albero. E siamo qui. Speriamo che sia l'inizio di tanti eventi simili, speriamo che qualcuno si accorga del Beduino, di quello che fa. Speriamo che queste piccole live ci permettano di andare avanti, di emergere dalla massa. E siamo qui in questa valle di lacrime. Ci troviamo, per chi non lo sapesse, a Palermo, di fronte al Teatro Massimo. Ora ti dono 20 euro, io ti do due schiaffi e non ti chiedo nemmeno scusa. Tu ci credi? Io ho questo potere di darti uno schiaffo così forte da lontano. Tu lo so, di non me ne devi dare. Ragazzi, io mica dico che chiudo il canale. Farò sempre il canale con quello che riesco a fare, come ho sempre fatto. Prima riuscivo a fare tanto. Ora non posso fare. Daffy, buonasera Daffy, benvenuto. Era un bel po' di tempo che non ci vedevamo. Qual buon vento ti porta in questa pubblica piazza? Perché cosa? Perché cosa, Daffolino? Intanto, Daffy, come va il canale? Come vanno le situazioni? Come va la situazione? Chiudi il canale? No, non chiudo il canale, però a causa di situazioni economiche importanti il canale avrà un grosso arresto dal punto di vista di uscite in RL, che sono fondamentalmente ormai diventati quasi il mio cavallo di battaglia ed era il mio modo più potente per farmi conoscere anche dalle persone palermitane. Farò più live dentro casa, ma come tu ben sai, alla fine io ancora niente di che. Diciamo che il live dentro casa non sono il top, soprattutto per chi non porta gaming e non porta cose. Le faremo per non perdere tempo. Io voglio sapere chi sei, però. Io seguo. Come ti chiami? Salvo. Hai qualche social, Salvo? No. Instagram, Facebook? Instagram non posso entrare. Va bene. Perché mi vedono le ragazze.
Ah, e poi da fare consumare camo. Bravo! Io a fare lo spacciafamiglia. No, questo no. Carissimo, viva Santa Rosalia sempre. Sempre, sempre viva Santa Rosalia. Sono due figli. Santa Rosalia, sì. Perché vedo i meteoriti. Beduino Ruben. Bravo. Io sono. Piacere. Buona fortuna di tutto. Grazie, altrettanto. I tuoi figli? Mio figlio, mio genero e mia moglie. Il figlio lo social ce l'ha, sono... sì. E allora viene qua. Anche c'hai Instagram. Vai, vai. Voglio parlare, no, voglio parlare. Non è. Niente. Si spaventa con le ragazze. Ciao. Buona cosa. Allora, niente, ragazzi. Bello, questo è il bello di avere, di essere palermitano, è il bello delle persone palermitane. Comunque, una persona qualunque che noi pigliamo la palla a balzo, dimostrarlo, noi facciamo del bene, Daffi. Il Beduino fa sempre del bene, fa sempre sponsorizzazione gratuita. Mi trovo di fronte alla favorita, al Teatro Massimo di Palermo. Ci troviamo seduti sulla nostra copertina e utilizziamo questo posto come il nostro salotto. Chi fa un saluto è obbligato a fermarsi e dirci il suo social. Per sponsorizzarlo portiamo un po' di bene. Daffi, ti invito ad aiutare il Beduino, se puoi, a spammarli in giro per gli altri canali, per vedere di avere un po' di fortuna. Te ne renderei grazie veramente se potessi fare qualcosa. Torniamo a dire, ahimè, questa situazione è... tipo, no, non ce n'è, punto esclamativo donazione. Nicota, ragazzi, gli occhiali, se io incomincio a non vedere più nemmeno gli occhiali, siamo fottuti. Ragazzi, allora ragazzi, diciamo che questo format finirà perché, ahimè, non mi posso permettere certi pacchetti dati che costano un occhio della testa, e quindi, siccome io ho bisogno di lavorare, di risparmiare, devo fare dei tagli, e i tagli sono internet e tante altre brutte situazioni che non vi sto qua ad ammorbare e sparcare i coglioni. Sicuramente non sto dicendo minchiate, sto dicendo la verità, però mi piace portare questo format e fin quando ci riesco lo porto, se no niente, andiamo avanti per quello che possiamo fare. Già ragazzi, comunque, come voi vedete, io direi che potrei anche un pochettino, ma io non so se cambiare inquadratura o rimanere su questa posizione, perché comunque, no vabbè, poi alla fine tutti di qua passa, se non si vede una bella pensione. Ma quale pensione? Per pigliare la pensione prima devi lavorare. Ma io ragazzi, oggi vedevo dentro il mio fondo pensione, dentro l'INPS, famoso INPS che c'è in giro. Ragazzi, io che non lavoro dal 2015, siamo nel 2020, fatevi i calcoli da quanto tempo io ho bisogno di lavorare. Mi fingo depresso e me li danno, ma io non sono qua per portare depressione. Io sono qua per portare un buon contenuto della vita reale. La vita reale, come ragazzi, come vi dimostra il Beduino, è fuori, non è dentro una stanzetta a giocare ai videogiochi. Pure tu, se riesci anche a mandarmi qualcuno, apprezzo molto. Dai, Daff, non c'è bisogno di dirlo, Daff, lo sai. Io non ho mai negato il mio aiuto alle persone. Basta dirmelo. O me lo scrivi in un messaggio privato, o me lo scrivete per messaggio per Telegram. Tranquillo, Daff, non ti preoccupare. Beduino è sempre stato una persona di cuore, tutti lo sanno. E comunque, per chi dovesse vedere questa live su Twitch, su YouTube o su altri social, contattate, se siete di Palermo e avete delle attività, soprattutto locali, cose belle che volete fare conoscere
a titolo gratuito, il beduino, contattate nei social il beduino e lui verrà con la sua telecamerina nelle sue passeggiate, lo farà rientrare nei suoi itinerari, farà conoscere la vostra realtà e che Santa Rosalia aiuti sia me che a voi. No, ma che strozzino, ma quello strozzino. Beduino non è mai stato strozzino. Beduino ha sempre fatto l'elemosina, anzi ti posso dire, sempre. Quando ha potuto ha avuto i soldi, anche se pochi, gli ha fatto pure l'elemosina. Quindi, fatevi due calcoli. Ragazzi, qua le chiacchiere, qua non trovate lo streamer pettinato, qua non trovate lo streamer con i soldi o lo streamer chissà cosa. Qua trovate Beduino Ruben, una persona di 41 anni che cerca di mettersi in gioco con questo canale, cercando di farci qualche cosa. Ci potete credere come non ci potete credere, io la mia strada la faccio lo stesso. Mettiamo uno striscione davanti al massimo con scritto Beduino Ruben. Ecco, fate la donazione che io vado a comprare il cartellone. Minchia ragazzi, però veramente... Aspetta un attimo che devo vedere una cosa. Sì, sì, minchia sei fidanzata e te ne esci con questi pantaloncini così. Gesù, io mi alzito con questi pantaloni non l'avrei fatto uscire, che se ci vedono le felle, onestamente. Comunque, in ogni caso, benvenuti e stay safety sul canale di Beduino. Come vedete, il tempo non ci manca, per fortuna la live ancora non salta, sono 00:11, non so se è passata l'attività oppure che cosa succederà. Ragazzi, se per caso, in ogni caso, all'improvviso si dovesse staccare la live, sicuramente è dovuto dal fatto, però ahimè ragazzi io vi saluto fin da adesso perché già sono stanco, devo tornare ancora a prendere la macchina, sto morendo dalla sete, quindi non ritornerò in live se per caso si dovesse staccare la live. Sì, sogno a Palermo di fronte al Teatro Massimo, Ninni TV. Ormai salta domani, dici, no, normalmente quando sei sotto servizio non te lo staccano il servizio, tranne se non c'è qualche cosa di ripristino di sistemi loro, diciamo che rallenta, o magari è passato e sto utilizzando i 20 giga, tutto è possibile ragazzi, il disservizio loro cercano di mantenerlo sempre. Ci troviamo qua di fronte al Teatro Massimo di Palermo. Questo non è un green screen, ma è soltanto un Teatro Massimo molto sfocato. Io sono Beduino Ruben, sul mio canale e ho trasformato Palermo nel mio salotto, nel mio luogo dei balocchi. Porto IRL fin quando io posso farlo. Vi do i benvenuti, spero che vi troviate bene e spero che vi possiate passare 5 minuti in allegria. Vi invito a fare punto esclamativo lista comandi per sapere i social e altre cose interessanti. Benvenuti cari, benvenuti su questo canale. Cosa dire? La vita è dura, la vita... Ora ti devi fermare però. Vieni. Come ti chiami? Paolo. Paolo, scendi, mettiti da questo lato. No, però non ho tempo da perdere. Ho premura perché mi devo vedere con una. Allora, se si deve vedere con una, ti lascio subito libero. I tuoi social. Social? I tuoi social. Paolo.bondi.18. No, però così lontano non si sente. Paolo.bondi.18. Ma ti devi fare vedere il videocamera, fratello. Uno che si chiama Bondi e non si fa vedere, scusami. Numero uno. Ma io ieri ti ho visto alla casa. Sì. Ti ho visto alla casa. E tu che fai? Io sono uno streamer palermitano, mi chiamo Beduino Ruben e vado. Paolo, c'è la tipa che ti chiama. Non ce n'è Covid, già lo sappiamo, Sono uno streamer palermitano, mi sto pompando, sono disoccupato e sto cercando di pompare questo canale. Sì. Ma lei iniziativa, mi piace. Come ti chiami su Twitch? Twitch, YouTube, su tutti i social, cercate Beduino
Beduino Ruben. Beduino Ruben. Mi trovate. C'è un'icona con la mia faccia, la faccio così. Tutto nero. Se mi potete lasciare un follower e mi potete spammare, vi ringrazio. A posto. Mi raccomando, impermeabile, eh? Comunque, controlla se stai usando Giga, ma non lo posso fare. Non lo posso fare, perché ho paura che mi si stacca qua la Madonna con Gesù. E se si stacca la Madonna con Gesù non torno più, che ho fatto pure la rima. Comunque, uè, Ninja Braille, bentornato, ben trovato in questa pubblica piazza, benvenuto a Palermo, al Teatro Massimo, minchia che pozzo bello. Ai ai ai, ragazzi, la gente mi vede, passeggia, mi vede, si incuriosisce, aiutatemi, puttana miseria, aiutatemi. Bentornato, beh, Cartman, mi sei mancato come una puntina in mezzo alle felle. Comunque, ovviamente scherzo, Cartman, sto scherzando, prendila in maniera ironica. Aiutatemi ragazzi, aiutatemi veramente a non fare morire questo format, aiutatemi con le vostre donazioni, perché se io vi faccio trovare, faccio agganciare dalle persone di Palermo, ci divertiamo tantissimo. Tranquillo, sto cagando, ottimo, mi raccomando, fanno un pezzo pure per me. Raff, minchia, stasera super latitante, Raff Spart, sarà stato sicuramente da anni, bello che tu criticavi agli altri e poi te ne vai in giro a fare le live dagli altri. E Monello, sei un Monello. Sto scherzando, comunque ragazzi, sicuramente c'è da morire da pazzi, ho fatto tutto quello che potevo, dato che non ho io, papà, ma tranquillo, non ti preoccupare Ninja. Non ti preoccupare, io comunque no, Vanni non è andato in live. Ah, perché se c'era Vanni a me mi abbandonavi, io ti cancellavo dallo stato di famiglia. E quindi questo, ragazzi, si incomincia a esserci veramente caldo, incomincia a esserci veramente sto coso, incomincia a essere abbastanza complicato. Incomincia ad esserci veramente caldo ed incomincia ad essere abbastanza complicata la situazione. Vabbè, tanto Raffaele, sai che ci sono io. Ah, vabbè. Allora facciamo così, togliamo tutti i moderatori e lasciamo soltanto a Samuele, visto che l'andazzo è quello. Tu che ne dici, Samuele? Togliamo tutti i moderatori e lasciamo solo te. Le persone dietro di te che guardano, ma mi sta fottendo. Samuele è top mod, lui è d'arte, io non sono ai loro livelli. Ai ai ai, comunque stasera ho avuto il piacere di rivedere tua sorella in live, Raffi, sono contento. Mi fa piacere che ogni tanto passa. Ragazzi, niente, questa è tutta la situazione, la sapete, inutile che vi spacco la melanzana 24 ore su 24 sullo stesso argomento. Le cose le sapete, i link li sapete, la fagiana passa sempre, solo che peccato che è minorenne. E siamo qui in questa valle di lacrime, siamo qui. Bedu Erpi, ecco il fondatore della Taralli Gang, è tornato dalle sue scorribande notturne insieme alla fagiana. Ma comunque ragazzi, non vi preoccupate per la moderazione, perché ormai Beduino è un canale morente nel vero senso della parola, quindi non vi pigliate collera se scherziamo, se ci ridiamo, ma almeno così è. Bedu, ho saputo che hai trovato lavoro, 1500 euro al mese. Signore, fosse vero, che comprerai un quad e un T-Max e che mi sto per sposare con la califa che ha lasciato il tizio per sposarsi con me.
questo tu non la sapevi, questo è uno spoiler grandissimo. Questo è uno spoiler potentissimo che nessuno sa, ma soltanto perché sei stato tu bravo a sapere tante cose, a dire troppe novità, è giusto che io ti dia l'assist per fare un po' di giusta sponsorizzazione. Domani su tutti i giornali, Beduino Ruben, streamer palermitano di Twitch, si sposa con la Califa. Ciao Pietro Genovese, buonasera! Bedu, ma non hai trovato niente ancora? No, ho trovato soltanto una copertina. Ma se facevi il pompiere, facevo, e i fusi come immobile. Finito di lavorare alle 22. Meglio, quando si lavora tutto bene, meglio così. Ma che scuola hai fatto? Il geometro. Perché ti sei licenziato? Perché aveva tanti motivi. Ad un call center. Pietro già da un call center. Sì, me lo ricorda questa cosa, che tu hai questa cosa del call center. Ma vabbè, dai, fottiti in, Pietro, l'importante è che tu riesci a fare quello che puoi fare. Buonasera Ninja Bray, tanti motivi, tipo, non è che te lo venga a dire a te tutti i cazzi miei. Buonasera Herb, ma scusa, il geometro non lo puoi fare, perché praticamente dovrei farmi 2 anni di praticantato dentro un ufficio di un ingegnere, poi gratis, o 2 o 3 anni di praticantato, poi dovrei fare l'esame di abilitazione e poi aprirmi la partita IVA e fare questo. Scusa, non volevo essere invasivo. No, non ti preoccupare. Io ragazzi, quello che vi posso dire, io ve l'ho sempre detto, ci sono delle cose che però non vi posso proprio dire per una questione di più che altro di dignità personale. Ragazzi, io in tutto mi sarei immaginato quando avevo 18 anni, 16 anni, 15 anni, andavo a scuola, tranne che a 41 anni mi sarei messo davanti a terra, sopra una copertina, in mezzo alla strada, davanti al Teatro Massimo, cercando di costruirmi un futuro multimediale. Tutto mi sarei immaginato tranne che fare questa cosa. Lo so, Stitico è una brutta bestia, è una brutta situazione. Ai ai ai, minchia ragazzi, c'è caldo, c'è veramente caldo stasera. La vita, che bella la vita quando le cose vanno. L'importante è che ricominciare anche se ti passato è stato fatto degli errori. Sì, ma qua non si parla che io sono stato un coglione, mi sono bruciato la carriera o la cosa. Non stiamo parlando di questo. Io ho fatto delle scelte nel momento opportuno, o sceglievo la carriera o stavo accanto a mio padre che era un malato terminale. Voi che aveste fatto? Parliamoci chiaro, diciamo questa bella verità. Io quando stavo incominciando una carriera, mio padre ha incominciato ad ammalarsi, diventare un malato terminale, morto di leucemia. Voi che cazzo avreste fatto? Avreste lasciato la famiglia per fare il lavoro? Ragazzi, quindi prima di parlare, se voi non sapete i discorsi, non sapete tante situazioni, mazza quando sei gnocca. Minchia, te la cassa tutta, ma veramente, ma per l'onestà individuale nei vostri confronti, minchia, me la sarei leccata tutta, ragazzi, a tipo gelato. Mamma mia, ragazzi, ci sono delle donne che sono di una bellezza e di una femminilità che non ti lascia scampo, il cervello te lo manda proprio in direttiva. Ma sì, pompiere un bel lavoro, come in tutti i lavori, poi c'è quello stronzo, quello meno stronzo, ma alla fine se lo fai con passione un lavoro non è nemmeno un lavoro.
possiamo solo immaginare. No, ragazzi, non lo, anche immaginare non si avvicina nemmeno lontanamente alla situazione. Ragazzi, non lo auguro, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Certe cose non le auguro nemmeno al mio peggior nemico. Quello è bellissimo, penso che io vedo le motte della fagiana. La vogliamo. Domani mi metto a fare le motte della fagiana. Secondo me conveniva andare via da Palermo. Gli puzza la festa di pesce. Io parlando con voi, proprio oggi gliel'ho detto a mia sorella. Guarda che io me ne devo andare. Cioè, l'unica cosa qua è andarsene, perché qua se continua così facciamo una brutta fine. Il problema com'è, c'è il problema che c'è, vabbè, tante cose, tante situazioni. Beh, perché là non crei un futuro? Perché là non crei un futuro? Perché siamo a Palermo, Erpi. Ninja, beh, quello su Pornhub. Ragazzi, tornando al discorso di Pornhub, io l'ho provato a fare il canale, mi volevo iscrivere, però prima ho cercato di vedere se si potevano fare le live, e su Pornhub non si possono fare le live. Devo vedere su YouTube, su Pornhub, su YouPorn, vediamo se pure là si può fare, se no ci facciamo le live su YouPorn. Pazienza, ci facciamo due risate là su YouPorn. Affiliati bello. In ogni caso, ragazzi, per ogni informazione e per ogni curiosità vi ricordo sempre di lasciare. Non mi leggi, Monello, Fed, che cosa vuoi? Una merda, caro, una merda, perché sto canale sta diventando Morello. Buonasera. Come va? A posto. Come ti chiami? Ares. Allora, buonasera, Ares. Hai qualche social, Ares? Cosa? Hai qualche social network? No. Facebook? Facebook, Instagram, no, niente. Tu sei però sempre qua che lavori qua in zona? Sì. Dove ti metti di solito? Allora, ragazzi, proprio all'angolo di Piazza Spinuzza, qua di fronte al Teatro Massimo, c'è il nostro amico... Di nuovo il nome, dimmi. Sì, Ares. Ares? Che si mette qua col banchetto, mi raccomando, venite, se siete qua di passaggio venite a fare un saluto all'amico Ares, che si diverte, e ci facciamo due risate con lui. Quest'uomo è la svolta per il vero. Ai 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 ai. Ok, mo vediamo il tempo della strada. E comunque, leggi, che devo leggere? Allora, secondo me ti conviene andare in Germania, ma tutti dite sta cosa della Germania, ragazzi, ma non è così tutte rose e fiori come vede. E poi io comunque le live in Germania fuori non le posso fare. Quest'uomo ha la faccia del manager. Minchia, veramente. No, ragazzi, questo è qua, io ve lo dico, perché Beduino il cervello gli funziona. Questo gli sembra che io sono un abusivo come loro, e che pare c'è che mi vorrebbero venire a chiedere il pizzo, perché voi lo sapete che anche gli abusivi fra di loro si pagano il pizzo. Ragazzi, state attenti che funziona così. Ma comunque, Nini, uno sceicco, e magari, ma va, chi ha il banchetto buttato là? Bedu, devi interagire con la gente, ma non è così facile come sembra. Io, se fanno il saluto, li blocchi perché si sono esposti, ma così fermare le persone, ragazzi, non lo posso fare. Sono sempre in mezzo alla strada, in teoria già io così sono al limite. Io si inquadra, perché non puoi stremare fuori in Germania? Perché fondamentalmente io se non ho un soldo in tasca, come cazzo me ne vado in Germania a piedi? Ci posso andare? Minchia, forse allora non ci siamo capiti.
forse ci stiamo, non abbiate capito, tu Cartman, tu sei un mezzo troll, fai le cose facili, magari sei pure piccolo, certe cose della vita non le sai, ma guarda che ci vuole un coraggio da leoni a mettersi a 41 anni seduto in mezzo alla strada a fare il cretino davanti alla telecamera per cercare di far decollare un canale. E la chiudo là. Ma perché dovrebbe andare in Germania? Perché comunque c'è la chimera che in Germania ci sono i soldi, ci sono le cose, ci sono tante cose. Si pensa che tu vai in Germania e incominci a lavorare, ragazzi, non è così. Se non, comunque non hai un attestato, una cosa che tu sai fare, povero sei qua e povero sei là. Intervista alle persone e quello dice: ma tu minchia sì. Ma io ti voglio bene, voglio che sfondi. Ragazzi, spammatevi nei vostri social, vi pigliate il link del canale di Beduino e fate. Ragazzi, quelle, Bedo in cammino da per Francoforte, apre una borsa, diventa miliardario e dà tutto al suo Erpi. Ah, ma sicuramente ragazzi, se successe, voi ragazzi, voi non sapete veramente quanto è grande il cuore di Beduino Ruben. Forse voi non avete proprio neanche l'idea di quello che è Beduino Ruben. Però vabbè, dai, cambiamo discorso. Perché poi comunque posso dire le migliori cose del mondo, ma alla fine quello che conta nella vita sono i fatti e non le pugnette. Fatti, non pugnette. Parlare da dietro un micro, da dietro una tastiera è facile, criticare è facile, soprattutto quando si è piccoli si pensa di non essere scoperti. È grande, grande, anche quelle, mi disse. Ah, che dire, comunque alla fine ragazzi quello che conta è avere un po' di serenità dentro la testa, dentro la capoccia. Io ragazzi non vi porto con me magari a mare, se diventi miliardario mi dai una Ferrari o uno yacht mi accontento. Per te Samuele ti regalerei pure il Teatro Massimo, quindi signori, leggete bene il numero in sovraimpressione, io faccio un'offerta irriperibile per tutti coloro che vogliono comprare il Teatro Massimo, è in offerta, c'è uno sconto del 10%, quindi donate l'asta per il Teatro Massimo, è aperta, mi raccomando, fate soltanto donazioni serie, i soldi non verranno restituiti per nessun motivo al mondo, quindi usate principalmente i soldi dei vostri, i soldi vostri e non quelli dei vostri genitori. La base d'asta parte da 1 euro perché vogliamo fare partecipare tutti quanti, quindi vi invito, minchia, ma sei tutta cavallerizza, minchia. Mamma mia, ma io vedo ragazzi, ma io sto vedendo un sacco di fagiana da sola, ma come che... Ti ho visto, Simonello, però ora ti dovresti fermare però. Che la gente, vabbè. Compà, il Teatro Massimo per solo 100.000 euro al link che esce con... Link che esce condizionato. Comunque, dai. Ragazzi, a parte questa ultima baggianata... Rispetto a questa ultima baggianata, io vi do il benvenuto su questo... Guarda PayPal. L'ho guardato, Bedu, lanciamo questa sfida, che sfida? Telegram. Ragazzi, io per adesso non posso. Guarda Beduino con me su Twitch, siamo di nuovo in live. Sì, l'ho visto la cosa di Telegram. Ragazzi, in ogni caso, se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche cosa bella da dire al Beduino, io vi invito a scrivere qualche cosa.
anche perché comunque ragazzi si è incominciato a fare una certa, ho paura che si stacca la live. Guarda, non posso ragazzi, se io vado su Telegram automaticamente si stacca la live, quindi queste cose le vedrò domani. Comunque ragazzi, se siete di Palermo e volete conoscere il beduino, state in Campana, oppure scriveteglielo che beduino ha il piacere di conoscere i propri follower, non è beduino, non si priva. Quindi siate voi, se avete voglia, vi iscrivete nei social, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Ora ti devi fermare! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Monello, volevi scappare? Come ti chiami? Matteo. Di dove sei Matteo? Milano, vicino Milano. Milano. Hai un social Matteo di Milano? Sì. Come, che si chiama? Instagram. Vero? Sì, ma non ce l'ho solo io, tanti. Cioè non è mio. Come, che vuol dire? Cioè, non ce l'ho tutto io. Ci sono solo. Intanto abbassati che ti vedono solo le luci. No dai, è grande. Sì, però no, la gente ti deve riconoscere. Sennò... devo andare. Va bene. Ciao Matteo di Milano. Ciao caro, ciao caro, ciao. Ragazzi, che gente. In ogni caso pazienza. Ragazzi, ma se mi metto il microfono qua sul pizzetto, così mi dovreste sentire alla grande, penso. Ora facciamo un po' di ASMR qui al Politeama. Sì, ragazzi, parliamoci seriamente. Ci sono veramente... la gente non se l'aspetta, la gente chissà che pensa. Gustoso bedube. Ora leggi. Allora, Daffy, leggiamo Daffy, che sennò si offende. Daffy, giuro. Ti ho donato 10 centesimi, giuro. Ma che cazzo devono i 10 centesimi, compà? Nemmeno per le spese di spedizione. Voglio un processo con i bengalesi, voglio un processo col bengalese e Pieri. Bellissimo! E va bene, poi domani, intanto grazie per i 10 centesimi, caro, te ne rendo grazie. Ragazzi, ma che ne dite se noi... cosa ne pensate se per stasera la finiamo qui? Che ne pensate se stasera, per stasera... vabbè, mezzanotte e mezza, ancora è presto. Però il problema, ragazzi, è che sto morendo di caldo. Sto morendo veramente di caldo. Vabbè, siamo in 10, allora se siamo in 10 non ci muoviamo, se non arriviamo a 20 non stacchiamo la live. Però ragazzi, aiutate un po' il beduino ad argomentare, perché sennò diciamo sempre le stesse baggianate. Minchia ragazzi, ci vorrebbe, io dico veramente, soltanto una bottiglia d'acqua io avrei bisogno, ma poi lo stronzo sono io, perché io le borracce ce l'ho. Dico, ci vorrebbe una bella mica, mi devo portare io anche una borraccia, che almeno mi diventa l'acqua calda. Cazzo, almeno bevo, no? Che io anche stasera sto morendo di caldo e di sete. Minchia, veramente. Ragazzi, poi ogni tanto spuntano delle persone, delle ragazze veramente con dei vestiti assurdi. Date da bere a beduino che si sta sciogliendo. Monichetta, aiutami tu, minchia, sto morendo di sete. E tra parentesi, sono in live e non mi posso muovere. Minchia, ci vorrebbe qualcuno che mi viene a dire: scusa, ma tu hai bisogno di qualche cosa? Gli dico, compà, una bottiglietta d'acqua gli chiedo, subito, senza remissione di peccato. Minchia, una cazzo di bottiglietta d'acqua. Ragazzi, sono seduto per terra. Tra parentesi, sono pure sulla coperta di lana. C'è caldo, minchia, c'è amore. Ora arrivo, bello.
Va, Santa Rosalia, ascolta tutto, vedo tutto. Ragazzi, ma io quanti ragazzini vedo con lo skate? Stasera ho visto delle ragazzine piccole con lo skate. Skate, skate. Minchia ragazzi, era tempo che non vedevo gente con lo skate. Minchia, da una vita. Hai letto la sfida? No, non l'ho letta. Ragazzi, copiatemi la sfida su... Copiatemi la sfida. Perché non la posso... Acqua e limone e bicarbonato, ma invece acqua, limone e anice stellato. Sì, ma ragazzi, ma io ho fatto un po' di skate, onestamente è bellissimo. Che a 50 euro di donazioni farai una live di 24 ore oppure dormi in tenda? No, poche sono 50 euro, ragazzi. Per fare delle cose come avete detto voi, come minimo, devono partire dalle 100-150 euro. Se no non ne vale nemmeno la pena, ragazzi. Stare fuori, fare stare preoccupata mia madre, perché sarebbe una cosa... Ragazzi, non è che è facile. Com'è? Arriviamo a 50 diciamo questa sfida. Adorato. Banana, buonasera, banana, benvenuto, era tanto che non ci vedevamo. Ci troviamo qui in quel di Palermo, questo è il Teatro Massimo di Palermo, c'è passeggio di Faggiane, noi come delle piccole avvoltoi ci troviamo qui. Beduino, devi avere qualche modo per crescere, con solo le buone intenzioni non si tira avanti. Ma io più che altro avrei più bisogno di follower paganti che di buone intenzioni. Invece di dare gente, soldi a gente che non merita un cazzo e che streama per tanto per streamare, che non vi dà niente e neanche vi legge, neanche vi dice grazie se fate un follower, io quello che vi dico ragazzi è considerate bene chi fate come idoli. Io non voglio essere il vostro idolo, voglio essere il vostro amico. Ormai comunque i dati sono fatti, i giochi sono fatti, la promozione se n'è andata a fare in culo. Quindi, sicuramente la situazione è un canale morente. Fate voi. Grazie per il follower, Erpi. Ti dici grazie. Tu sei un nostro idolo amico. Ma guarda, ripeto a dire, l'errore di questo mio lavoro che io sto facendo è che sbaglio tantissimo piattaforma. Per assurdo è così, anche se ho molti più follower qua, però sbaglio candeggi. Perché ve l'ho detto, questa è una piattaforma principalmente che parla di gaming. Io non porto gaming, porto buoni propositi, buone situazioni, buoni pensieri. In un mondo di Twitch dove fate tutto il contrario. Se parti così non arrivi da nessuna parte, se parti così non vai da nessuna parte. Sbaglia l'approccio e l'organizzazione, non parlo solo di gaming. Ma no, guarda, io ragazzi, voi siete convinti di questa cosa? Io penso proprio di no. Io fino adesso non ho proprio sbagliato niente, perché so che tipo di follower voglio. Ragazzi, io posso dire con sincerità che sì, ho 500 rotti follower, ma sicuramente non sono bot, perché i bot me li hanno tolti. E comunque chi passa, comunque qualche cosa l'ho lasciato. Ragazzi, non vi vendo aria fritta, non vi faccio vedere luci fantascientifiche, io vi porto la TV verità, non vi sto
illudendo con specchietti per le allodole. Che cos'è alla partner e non è una... Quindi sì, ma appunto che ci vuole molto tempo per crescere. Ma infatti, ragazzi, io l'ho detto, piano piano qualche cosa la farò. Cercherò di inventarmi qualcosa di nuovo, cercherò qualcosa da potervi portare. Dove posso arrivare, arrivo. Dove poi arrivo, metto punto. Gischianto, ma perché tu vorresti paragonare Beduino Ruben a Gischianto? O quelli uguali a Gischianto? Ma io mi sento 100.000 volte più superiore a un personaggio trash come Gischianto. E non me ne fotte niente di quello che potete pensare. E non me ne fotte niente di tutti quelli che potrebbero venire qua a fare la discussione. Per me è proprio uno da non considerare Gischianto. Assolutissimamente no. Aspetta e spera che non si avvera. Vabbè, questo certo, questo lo puoi dire tu. Io la speranza è l'ultimo a morire. Da parte mia ci metto Santa Rosalia. Se, alla fine, se son rose fioriranno, se son cacche cacaranno. Com'è? Levami adesso, mod. Pietro Fassi. Addirittura nuovi mod. Che mancanza di rispetto. Addio, sono stato solo preso per il culo per mesi. Levatemi adesso, mod. Ciao Pietro Frasti, come stai caro? Io non te lo dico molto palesemente davanti alle persone, non ti ho chiamato e non ti ho cercato e non ti ho disturbato più perché sapevo che stavi in un certo tipo di situazione e non mi sembrava il giusto andarti a rompere i coglioni. 170.000, vabbè, la maggior parte sono tutte botte e anche quelli che spuntano visual sono pure botte o sono troll. Ma raga, Gischianto identico a Beduino Rumble secondo me. Minchia, siamo due persone completamente diverse. Minchia, ma proprio siamo due pianeti totalmente diversi. Una dub per l'amico. Fai pure 1.000 spettatori solo bot, sono botte, ma almeno 200-300 sicuro. 200-300 sicuro. Non posso esprimere detto. Allora, mi hanno dato 3 giorni di vita, ho una brutta malattia, devo lasciare tutto. Non sono esprimere dettagli. Vai col dissing. Pietro, a me questa cosa che hai detto mi lascia basito, mi lascia veramente rattristato. Ti scriverò in privato. Sono rimasto veramente di merda. Io spero che sia un troll, però mi dispiace se è vero. Mi pare una cosa un po' assurda da un incidente fatto con la bicicletta. Vediamo, speriamo. No, che aspetto, vabbè. Non sto scherzando, in realtà, cazzo. Vabbè, allora Pietro, ne parleremo domani mattina presto, vediamo se ti posso chiamare, ci sentiamo per via telefono. Minchia, ci sono rimasto di merda, onestamente. Io speravo che tu invece stavi facendo un po' di degenza, un po' di cose, ma se mi dici queste cose... Ritorno a dire, non ti ho disturbato non perché non me ne fotte un cazzo di te, ma soltanto perché capendo le situazioni che stavi affrontando, non ti veniva a rompere il cazzo. Detto tanto, appena lui si riprende un poco. Ah. 25 che cosa? Certo.
Ma scusami, ma questa malattia già ce l'avevi o ti è venuto in questi ultimi giorni? Mi hanno dato dei giorni di vita, quasi tumore maligno, calcola, sono intubato. Minchia. Ma scusami Pietro, scusami se te lo dico, ma ti hanno fatto la TAC l'altra volta, mi hai detto che ti avevano scoperto il fatto del collo, dell'inclinazione pure della vertebra del collo, e ora non ti hanno detto il fatto del collo. Boh, io veramente divento pazzo su certe situazioni. Vabbè ragazzi, sono cose personali, vedo. Mi hanno fatto l'attacco 2 giorni fa e non... aspetta un attimo, e non si risolve. Vabbè, ma proveranno delle direttive, delle cose per cercare di risolvere la situazione, cioè qualche cura, qualche chenio, qualche cosa. Minchia ragazzi, veramente. Minchia, al peggio non c'è mai fine. Ragazzi, minchia coraggio. Comunque, Pietro, vabbè, per adesso tu stai, se vuoi stare, un po' qua per ridere e scherzare, per passare un po'. Se entro domani non mi operano, già saprai anche come andrà a finire. Vabbè, ma se per dirmi già così vuol dire che domani è sicuro che ti operano. Scusami, sempre se sei operabile, perché dipende che tumore è. Minchia, veramente ragazzi, ci vuole un coraggio di leoni, orca. Comunque Pietro, io non ti voglio far rattristare, non ti voglio buttare giù, non ti voglio far preoccupare più di cosa. Tu sai dentro di te che il beduino fa il tifo per te, tutta la community di beduino fa il tifo per te. Mi dispiace veramente tantissimo non avere nessuna possibilità di poterti dare una mano in qualsiasi modo, perché sai che il beduino se la passa abbastanza male. Se entro domani, io vorrei smuovere le montagne più di farti metterti nelle mie preghiere, non posso fare. Io spero che il Signore ascolti le mie preghiere per questo povero ragazzo. Noi ti vogliamo bene, noi siamo con te. Ovviamente tu sappi che comunque la patologia dell'unghia sciabola sul pollicione del piede destro in ogni caso sarebbe incurabile, però ce lo dobbiamo accollare, caro il mio Pietro Frasti. Mi raccomando, tu attaccati alla vita. Affidati a Gesù, affidati alla Madonna, affidati a tutti i santi, non ti demoralizzare, fallo anche per i tuoi genitori. Vedi, speriamo, incrociamo le dita, ti affidiamo al Signore. Ragazzi, stasera prima di andare a letto vi invito a fare un Ave Maria per Pietro Frasti. Che il Signore ascolti le nostre preghiere e che le cose si migliorino a vista d'occhio per l'amico Pietro. Mi raccomando Pietro, comunque noi domani ci sentiamo, stammi su per quello che puoi, capisco che al momento è una situazione di merda. Minchia, veramente, veramente al peggio non c'è mai fine. Mazza coraggio. Comunque ripeto Pietro, domani in mattinata su Telegram o su Discord ti scrivo.
ti scrivo, se vuoi parlarne, se hai bisogno di me, comunque mi scrivi come hai sempre fatto, se vuoi mi cerchi, mi scrivi, non perché non ti vorrei scrivere, ma perché non so se ti stai riposando, se stai facendo terapie, cose. Fatti sentire che se vuoi parlare, parliamo. Intanto ti faccio vedere un pochettino di... scrivimi, non mi chiamare, non riesco a parlare. Certo, caro, io... scrivimi su Telegram, che magari io invece di scriverti ti mando i messaggi vocali diretto, così tu invece di risponderti che a scrivere a cazzo di cane, almeno ti rispondo. Ragazzi, io vi terrò aggiornati su questa situazione che, ahimè, sembra quasi veramente, per chi non sapesse la situazione, sembrerebbe quasi una situazione per fare visual o per fare cose fake, però minchia, ci sto rimanendo di male veramente, ci sto rimanendo veramente male, minchia, veramente. Veramente ci sono rimasto di merda. Allora, ragazzi, mica sta cosa mi ha fatto venire la paranoia. No, veramente. Quindi io diciamo che, ragazzi, penso che sia arrivato il momento di salutarci. Quel che posso sperare è il fatto che il canale vada avanti con o senza di me. Ma guarda, Pietro, per quanto mi riguarda, a me il canale può anche fallire, ma io preferisco che le persone siano sane, forti. A me mi interessa più delle persone, non me ne fotte niente il canale. Il canale tanto è sfortunato, non sono un grande streamer, quindi se muore, muore, vaffanculo. Ma le persone, invece i rapporti personali, le persone sono sempre più importanti. Quindi io preferisco che tu rimanga vivo e vegeto. Minchia, veramente. Ma... veramente, non ho più parole. Non ho più parole. Ragazzi, io il culo... Allora, facciamo una cosa. Allora, dobbiamo fare un'operazione. Ragazzi, allora, noi ce ne andiamo. Sei. E tu dove sei? Ragazzi, io sono a Palermo, al Teatro Massimo. E ci stiamo mollando, stiamo tornando a casa, perché ormai questa sera mi è passata la fantasia di andare, di stare in stream. Sta notizia non c'entrava un cazzo. Questa serata così non doveva... Mi dispiace che si sta concludendo con questo retrogusto amaro. Vabbè, ora comunque, ragazzi, staremo comunque sempre insieme per quanto riguarda un attimino il discorso qua, il tempo che andiamo a prendere la macchina. Un attimo che levo la copertina. E che bel castello, ma con giro di Roma. Che veramente, che la vita. Che la vita. Ai ai ai, che vita questa vita, diceva quello. Come diceva Totò, che notte questa notte. Come diceva Totò, che notte questa notte. Comunque. Un attimino. Ok.
che sistemo qua la nostra magica copertina. Nini, ma quanto tempo fa ti sei accorto di questa malattia? Ma infatti io dicevo, io questo nel frattempo che raccoglievo qua la nostra magica copertina, dicevo, ma scusami, uno che c'ha un cazzo di tumore, dico, non è che se ne accorge, ciao caro, dico, non è che uno se ne accorge così all'improvviso, dico, se non è una cosa che, dico, quando mio padre aveva il tumore, quando aveva, cioè, mio padre è morto di leucemia linfatica cronica, una malattia che non è, che non auguro nemmeno al mio peggior nemico. Però mio padre, dico, si vedeva che mio padre non stava bene fisicamente in faccia. Vabbè, però noi guardavamo mio padre con lo sguardo dell'amore, di figli e di moglie. Però dico, cazzo, te ne accorgi quando uno, cazzo, ha una malattia? Allora, aspettiamo, allora. Allora, scrivi, dove sei? Ma quando anni ne è? Era un donore anomalo. Sì, ma dico, io dico una cosa. Ah, allora ragazzi, fate ciao ciao al Teatro Massimo di Palermo. Che ce ne stiamo andando a fare un giro a casa. Piano piano ci ricampiamo a casa. Ma dico, tu sto, ma tu hai mai avuto problemi di gola, problemi di qualsiasi cosa? Vabbè, Pietro, non ne parliamo, cambiamo argomento, che tu sei venuto qua ovviamente pure per rilassarti e per scherzare, per non pensare, per vivere 5 minuti sereni la situazione, rasserenarti un poco. Quindi ragazzi, cambiamo discorso, facciamo finta che tutto va bene. Sì, sempre avuto problemi polmonari, minchia, ovire, minchia, dico, vabbè ragazzi, col senno di poi è facile parlarne, non sapendo l'argomento sicuramente è facile parlarne. Scusami, come si chiama lei? Yolanda. E dai, qualche social, avete qualche social dove possiamo ritrovarvi? Sì. Prego. Su Instagram. Io li cuori. E che cosa porti nel tuo Instagram? No, non pubblico niente, non sono social per niente, mi dispiace. Delusione estrema. Sì, non sono per niente social. Potresti farmi una cortesia? Potresti dire a Pietro Frasti guarisci presto? Pietro Frasti guarisci presto. A Pietro da noi Frasti. Tutti. Da noi tutti. Siamo un sacco, siamo tipo 6. Guarisci presto. Guarisci presto. Ciao Pietro! Pietro, mi raccomando, Yolanda si incazza se non guarisci. Yoli cuori si incazza, ma proprio si incazza, si incazza. Ma non è in diretta, no, sono in diretta. Sì. Mamma mia. Ciao. Buona serata. Capito Pietro? Capito? Il cuore si incazza, non mi fare fare male figure, tu lo sai, Beduino ti vuole bene, non mi fare fare male figura. Ai. Complimenti alla signora, complimenti. Ci siamo ragazzi, niente ragazzi, che dire, ci stiamo dirigendo verso la macchina per questa sera, stiamo facendo la live, ditemi sempre se sì, se lagga, se sì, ci sono problemi di un certo tipo, ma te Zenis, ora mi compro un costume a due pezzi, sicuramente mi starà benissimo. Anche se io prendo, comunque hai fatto bene a fare altri mod, tanto questa serata sarà l'ultima live per me. Non fare cazzi il melodrammatico, si piange soltanto quando, non piangere prima delle bastonate, Pietro. Io capisco che è una brutta situazione.
è una bruttissima situazione, ovviamente non è una situazione gestibile, molto gestibile soprattutto da qualsiasi persona, ci vuole sicuramente una grande forza d'animo, però c'era Yolanda che ti ha fatto gli auguri, quindi non puoi mollare il colpo, se no Yolanda non te la fai, non te la puoi fare. Se tu non guarisci, ecco, il cretino c'è sempre. Capito? Quindi mi raccomando, non mi fare brutta figura. Sicuramente, ragazzi, ogni parola è un po' inutile e superfluo. Si potrebbero dire tante cose, però ogni parola è... Comprati un perizoma. Guarda, in ogni caso, io vorrei essere, se dovesse succedere qualsiasi cosa, vorrei essere informato in qualche maniera anche di spiacevoli eventi. Quindi se gentilmente, poi comunque vorrei sapere qualcosa. Comprati un perizoma dall'OBS. Ma quando mai? Ma se io manco c'ho i soldi per comprarmi l'acqua, mi devo comprare il perizoma dall'OBS. Ai ai ai. Che dire? Ogni parola è inutile. Ma scusami Pietro, nel frattempo, ma che ne pensi della tizia Yolanda di poco fa? Minchia, era buona. Complimenti. Complimenti a mamma e papà, a madre e padre. Minchia, veramente la vita che è assurda. Ragazzi, minchia, ho un mal di gola che non ve lo lascio nemmeno dire. Col fatto che se abbiamo camminato, sono stato seduto per terra sull'asfalto, minchia, ho un'arsura potentissima. Spero di passare davanti a qualche bar per potermi fare dare almeno un cazzo di bicchiere d'acqua. Scusami se mi dici questa cosa, però scusami un attimo. Ma chi può dire questa frase che hai scritto? Scusami. Cioè, perché, cioè domani ti operano o non ti operano per questo fatto? Ragazzi, cioè, Pietro, ma comunque è impossibile che io non mi possa dispiacere di una cosa, se ti dovesse succedere una cosa così grave. Scusami, ma che mi chiedi discorsi e fare? Minchia, ragazzi, non lo sapevo che a Palermo avevano aperto un negozio Lego. Ma poi tu, Pietro, ascolta Beduino. Beduino dice sempre le cose non per dirla, ma perché ha relazione di causa. Tu non ti abbattere, non ti dare per spacciato. Offri la tua vita al Signore. Offri la tua vita a Dio, mettiti nelle sue mani. Prega a Dio con tutta la forza e la Madonna e tutti i santi. Fallo con cuore sincero e cuore sereno, che il Signore ascolta la tua preghiera e che tutto quello che il tuo cuore vorrà, se è destino del Signore, il Signore li fa i miracoli. Se vuoi, lui non aspetta altro che gli chiedi di questo miracolo. Io glielo chiederò per te, che ti farà questo miracolo. Poi le vie del Signore sono imprescrutabili e la mente umana non le può capire. Domani provano a operarmi, ma il 90% non ne uscirò pulito. Vabbè, però dico, ma al massimo puoi diventare muto,
perché non è sicuramente un'acqua di rose, però tra essere muto e diventare e morire ce n'è differenza. Ma guarda, allora sicuramente stiamo parlando che sicuramente è una situazione abbastanza scabrosa, Pietro. Vorrei sapere se magari con il lavoro che facevi, se lo facevi, ti può essere aumentato il rischio di avere una malattia simile. Vabbè, ma ormai quando uno si trova in certe situazioni c'è un cazzo da dire. Ormai quando sei all'ospedale e te la vedi col signore c'è poco da discutere. C'è veramente poco da discutere. Io in questo momento quello che penso a tuo padre, a tua madre, alla tua famiglia. Minchia, penso che c'è tua madre che santia di tutti i lati e tuo padre è presso. Che non sape a quale santi si deve rivolgere. Boh, minchia veramente, guarda che cazzo di vita che uno fa. Minchia, veramente, le cose assurde della vita. Ma comunque, Nini da casa, sì, ma chiaramente non arricchire più, veramente non devo arricchire più. Minchia ragazzi, c'è da impazzire di caldo, sta pompando caldo a tutta forza. Veramente c'è caldo e sta pompando caldo a tutta forza. Vabbè ragazzi, vi faccio vedere un pochettino di panorama. Un pochettino di passeggiata. Che situazioni veramente ragazzi. Che situazione di merda. Veramente. Vabbè, sicuramente, torniamo a dire, sicuramente le state provando tutte. Speriamo che si risolva tutto nella migliore maniera possibile. Poi ad un certo punto siamo fragili, siamo esseri umani, l'unica cosa che possiamo fare è avere fede, affidarci a Dio Padre Onnipotente e sperando che si ricordi di noi come figli e di noi abbia misericordia. C'è poco proprio da discutere. No. Sì, fietto. Ai ai ai. Che devo dire? Va bene ragazzi, come vedete ci stiamo dirigendo verso la macchina. Io onestamente sono questa sera molto molto cotto e molto molto amareggiato. Speriamo che la situazione vada. Nel frattempo mi dite se la live si vede bene, si sente bene. Che paese è nata la fice, ma completa. Ma che bello che. Bello che Pietro, bello che parlavamo di te ieri con Raffaele e altre persone. E gli dicevo questo, ma gli devo scrivere perché non gli ho voluto. Lagga sempre un po'. Lagga un po' normale ragazzi. Io non lo so. Io non so più che dire ragazzi. Sono per la serata ho dato. Oppure un bel po' di mal di schiena. Minchia veramente. E come diceva un mio caro conoscente, minchia peggio non c'è mai fine. Minchia veramente. Va bene.
Facci Pietro, ci sentiamo verso le 14 oppure prima, ci sentiremo tramite Discord o tramite Telegram, che forse è meglio, e vediamo un po', ci aggiorniamo. Tanto la panchina del Beduino alla fine un po' tutti sappiamo, ti conosciamo, quindi tu scrivi là che comunque sicuramente qualcuno c'è, io ci sto attento, tu piano piano facci andando, ci vai aggiornando, perché io, siccome tu lo sai, vado a letto tardi, quindi magari in mattinata sono un po' rincoglionito. Comunque sai che ti vogliamo tutti bene, che tutti tifiamo per te e che tutti abbiamo voglia di continuarti a sentire e ti vogliamo continuare a vedere in live, perché sennò poi, come quando divento famoso, come faccio a dire, cioè deve, quando non posso dire il mio super mod Pietro Frasti, cazzo, va bene ragazzi, che dire, allora per questa sera abbiamo dato ragazzi con la marimbocca, abbiamo fatto l'ultima serata con l'IRL, con il Beduino, abbiamo avuto la marimbocca di questa triste e brutta notizia per quanto riguarda l'amico Pietro. Comunque in ogni caso abbiamo mostrato Palermo, le sue realtà, ci siamo divertiti con qualcuno che è passato. Ci vediamo domani sera in live o domani pomeriggio o non lo so se per qualche su qualche cosa. Comunque sicuramente occhio ai social, perché la situazione è un po' calda, soprattutto su Telegram. Il Beduino, come sempre, vi vuole bene, ci tiene a voi, vi vuole felici e sereni e tranquilli con il cuore. Questa sera non vi dico sogni zozzi, vi dico soltanto sogni felici e tanta fortuna nella vostra vita. Sempre in stereo, ciao cari. Chiudete.